chiamo Gaia, ho 19 anni, vengo da Lucca, sono una studentessa e una pole dancer. La passione alla musica me l'hanno trasmessa entrambi i genitori. Il mio primo concerto è stato a 2 anni, siamo andati a vedere Black Sabbath. Mia mamma è single da 20 anni, quindi mi capisce in pieno. E spera che... è sicura che comunque sì, anche io troverò l'amore. Buonasera. Buonasera. Io sono Barbara, la metro. Piacere, Gaia. Ho sempre scelto di uscire con ragazzi che si vedeva lontano 1 chilometro, che non erano giusti per me. Come si sente? Emozionata. Beh, è una cosa bella. Sì, molto. Purtroppo grandi o totalmente diversi nello stile di vita proprio. Pronta per questo primo appuntamento? Sì, sì. Così scintillante. Sta davvero molto bene. Grazie mille. Ero io che non cercavo la cosa giusta, perché non sapevo cosa cercare realmente. L'accompagno perché lei è la prima del tavolo. Ok. Prego. Anche perché è da poco, in realtà, che mi sento bene io come stessa. E saremo subito da lei. Ad oggi mi voglio bene e so quello che voglio per me. Una relazione vera. Buonasera. Buonasera. Perché ride? No, perché mi fa impressione vederti dal vivo. Mi aspetto di vivere una cosa completamente nuova e divertente. Da dove viene lei? Lucca. Cosa fa nella vita? Sono una studentessa. Faccio pole dance. Ah, quella col palo? Quella col palo che gira, sì. Hai iniziato da molto? No, 2 anni. Prima non ero pronta, ecco, a livello proprio fisico. Ero obesa. Ho un passato da bimba con problemi di peso e sono arrivata a pesare quasi 100 kg. Ho dovuto fare un po' un percorso per vedermi bella, sentirmi certo. Bella, no? Ci sono stati proprio dei periodi che non avevo 0 amici. Stavo in casa, in cameretta, ascoltare la musica, ballavo da sola. E oggi come si vede? Mi vedo molto bene, mi sento bella e ha ragione. Secondo me era bella anche prima, però. Non lo sapevo. E oggi cosa sogna per lei? Di trovare una persona con cui mi sento a mio agio totalmente. Più che altro deve essere una persona solare, socievole e che abbia voglia anche lui di mettersi in gioco. Io le faccio il mio in bocca al lupo. Grazie, speriamo. Ciao. Sono Matteo, ho 23 anni, vengo da Prato e faccio il commesso in una ferramenta. La musica io l'ascolto sempre, prima di andare al lavoro, l'ascolto durante la pausa pranzo, la sera quando torno dal lavoro. È un modo per, sì, per sentire le mie emozioni, anche tipo una sorta di terapia dalla psicologo. Buonasera. Buonasera. Matteo. Sì, giusto. Io sono Barbara, la metro. Piacere. Piacere mio. Matteo, sono un tipo molto romantico, fin troppo romantico. La stavamo aspettando. Posso prendere il cappotto? Certo. Per me l'essere innamorato è il momento in cui riesci a condividere con una persona i silenzi senza dover per forza riempirli con delle parole inutili. È un po' l'idea generale che mi sono fatto. E l'ho provata, quindi per me quello è il punto di riferimento da cui partire. C'è già qualcuno per lei. Ok, perfetto. Prego. È pronto? Sì. Bene. Non sapere chi ho davanti è un elemento un po' di terrore. Ciao. Ciao. Buonasera. Matteo, piacere. Gaia, piacere. Oddio, che ansia. Quando sono molto agitato mi muovo da morire. Le gambe mi tremano, le mani. Sto tremando da morire. Però in realtà provo in tutti i modi a non farlo vedere alle altre persone se sono agitato. Io mi trattengo, sono impassibile. Oh, dai. Quanto sei alta? 1,73, senza tacchi. Senza tacchi sei 1,73? Sì. E te sei alta più di me ora in questo momento? No, siamo alte uguali. Hai notato? Mm-hmm. Io non avevo guardato. Certo che non lo so. Certo che non lo so, ti fai. Yeah. Mi sento donna per alcuni aspetti. Mi sento anche tanto bimba ancora.
Forse perché negli anni passati non l'ho tirata tanto fuori il lato più, più giovane, leggero, così. No, ma io metto anche dei tacchi di 20 centimetri. Sì, vabbè. Però lo faccio per ballare una determinata cosa. Cioè? Ma conosci la pole dance? Sì. Ah, faccio pole dance. Beh, cavolo, sti cavoli, pensavo no, stai però... prendendo una roba. Non era solo una mia percezione questo sentirmi brutta, ma c'erano delle bimbe che a me avevano preso parecchio di mira. Fino a pochi anni fa ero molto diversa da come sono ora. Cioè? Pesavo quasi 100 kg. Mi ricordo un giorno si facevano le corse, arrivato il mio turno, corso, no? E poi mi sono sentita chiamare mucca, bue, ha corso come un bue. Non mi volevo bene, non mi accettavo. E poi ho fatto una dieta, sono dimagrita. Da lì lo affronto diversamente. Mi piacerebbe avere al mio fianco una persona anche un po' sensibile, non troppo, perché già ci sono io, se no poi succede un casino. Tanto ognuno ha i suoi cazzi, cioè sì, nel senso. Sì, io c'ho questo, tu provi a io di brutto vedo che l'orecchia sventola per dirti. Ed è vero, lo so benissimo, non importa che mi dici né sì né no. Il mio lato che tendo nascosto è magari un'insicurezza di fondo, che magari provo a celare in tutte le maniere possibili. Per me è una grandissima cosa, è un grandissimo difetto, perché se te me lo fai notare, io vado in depressione. Se una persona riesce a toglierti le insicurezze, per me quella è la definizione d'amore, che riesce un po' a colmare quelle parti che non riesce a colmare da solo. È vero, non hai delle orecchie piccole, tanto non danno noia. Non danno noia, sono molto belle. Dici? Sì, ci stanno bene. Sì, si addobbano bene. Si deve dire che... Ok. Sì.